Ci siamo andati a tanto così, a tanto così, da un pareggio che sarebbe stato clamoroso, di un'importanza incredibile, in 10 contro 11 a Napoli. Vabbè, giocavi già in 10 contro 11 prima con Gagliardini in campo. Gagliardini, io non ti sopporto più. Quando andrai via, mamma mia, io farò una festa che tu non hai idea. Sei il giocatore più miracolato di tutta la Serie A, figlio mio. Io non so con che coraggio ci sono alcuni individui che bazzicano pure in questo canale che ti difendono. Cioè, mamma mia, la vergogna, ragazzi. Difendete un cesso a pedali. Un cesso a pedali difendete. Mamma mia, che scarso. Mamma, quanto sei vomitevole. Perdonatemi, ma non trovo altri aggettivi per descriverlo. Un miracolato, un miracolato. Oggi, per carità, un turnover forse anche esagerato. Guardate, io l'unico appunto che gli faccio è Inzaghi, che piuttosto che mettermi Gagliardini, mettimi un Primavera. Ma questo lo dico da anni, ormai da secoli. Dico a tutti gli allenatori dell'Inter: piuttosto che farmi giocare quel cesso lì, perché è un cesso, mi dispiace, ma è così. Un giocatore scarsissimo, lento, ti fa giocare sempre con l'uomo in meno. Non recupera una palla, fa sempre fallo, in ritardo. Oggi, Graziato, cosa fai? Continui ad entrare in ritardo. Cioè, ma cosa c'hai nel cervello? Cosa c'hai nel cervello? Oltre a essere scarso, non sei manco furbo, non sei manco sveglio, non sei manco intelligente, sei proprio scarso a 360 gradi. Scarso, scarso, scarso. E quando andrai via, io godrò, che non ti dico. Comunque vada, questa stagione per me sarà un successo. Perché sono le ultime partite che quel cesso con la maglia numero 5 giocherà con i nostri colori addosso. L'hai disonorata quella maglia. Non mi interessa niente, non venite qua. Si impegna. A me non mi interessa niente dell'impegno, va bene? Perché non è sufficiente. L'ho chiamato impegno? Quello di oggi? Quello di oggi l'ho chiamato impegno? Ci ha fatto perdere una partita? Dite voi. Ogni volta che gioca, giochiamo con l'uomo in meno, però si impegna. Sì, gli trovate gli alibi perché è italiano, cioè avete questa moda di parare il culo ai giocatori italiani. Va bene, vabbè, io guardo in faccia la realtà, un giocatore scarsissimo che farebbe fatica a giocare anche in Lega Pro e non mi interessa nulla, siete liberi di pensare come la volete. Andiamo un po' nel dettaglio. Peccato. Peccato perché, vabbè, la partita è iniziata male, naturalmente. Poi abbiamo un calendario folle perché noi ci giochiamo le finali, ecco, già ho visto godere gente in giro, noi ci giochiamo le finali, ecco. Cioè, ci sono squadre che hanno già finito la loro stagione da un sacco di tempo, collezionano eliminazioni su eliminazioni, noi ci giochiamo le finali. C'è una finale di Coppa Italia, ci aspetta una finale poi a giugno incredibile, no? Quindi, comunque vada, questa stagione i ragazzi mi hanno regalato un'emozione forte, ma comunque vada, il sottoscritto sarà grato di questa stagione perché è l'ultima di Roberto Gagliardini con i nostri colori addosso e non me ne può fregare di meno, insultatemi, fate quel cavolo che vi pare, ma quello è un cesso. Punto e basta. Giocatore miracolato che non giocherebbe manco in Lega Pro, uno dei più scarsi che abbia mai visto. Non all'Inter, non con questo stemma qua. Nel panorama calcistico tra Serie A e Serie B, un giocatore da Serie B, più o meno, non giocherebbe manco lì, secondo me. L'Inter oggi ha fatto le prove, perdonate lo sfogo, ma non ne potevo più. Ah, non ne potevo più. Sono stato pure fin troppo calmo ultimamente con lui. Dicevo, dai, poverino, ormai l'hai capito che giocatore è. Sì, però quando ti fa pure questi casini in campo, no, basta. Basta, basta, il sottoscritto nelle palle piene. Basta. Basta. Oggi l'Inter per me tatticamente ha fatto un po' le prove generali di quella che sarà la partita col City, secondo me lo stesso atteggiamento tattico, ossia bassi a fronteggiare il possesso palla della squadra rivale, una squadra che palleggia molto bene come il Napoli, ci siamo messi lì a fare densità e ripartire. Tu che densità puoi fare se stai sempre con l'uomo in meno? Non è cambiato niente, infatti tra 11 e 10 cos'è cambiato? Niente. Niente, non è cambiato praticamente nulla. In 10 eravamo prima con Gagliardini in campo, in 10 eravamo dopo. Non riuscivamo a ripartire. Ha fatto 10 falli in 5 minuti. Cioè, è un giocatore. Quando sei così lento, non sei manco intelligente, non sei furbo, hai i piedi
storti, che giocatore sei? E così è, non mi voglio incattivire, io sto descrivendo quello che vedo, e purtroppo è così, e mi dispiace. Quindi, peccato, secondo me se ci fosse stato un giocatore normale, questo piano tattico forse sarebbe riuscito anche meglio. Nonostante questo, poi l'Inter comunque l'aveva pareggiata la partita in 10 uomini, no? Col gol di Lukaku, una delle cose positive di oggi, per carità, l'Inter oggi ha subito, me l'aspettavo, subire il palleggio del Napoli, l'abbiamo subita ancora di più con l'uomo in meno, appunto per colpa di Gagliardini, che ci ha fatto rimanere in 10 praticamente tutta la partita. Ma nonostante questo siamo riusciti a pareggiare una partita, cioè sarebbe stato un pareggio pesantissimo, importantissimo, eravamo proprio a tanto così. Poi Di Lorenzo si inventa sto gol che cioè di sinistro, la mette di sinistro sotto l'incrocio in quel modo là, che puoi fare? Poi il 3-1 lo prendi che sei tutti avanti, forse c'era pure fallo su Acerbi, a dir la verità, di Juan Jesus. E prendiamo il contropiede 3 contro 1 e prendiamo il 3-1, ma secondo me, ripeto, l'Inter tatticamente ha fatto le prove generali un po' di quella partita che andrà a fare col Manchester City, ecco, secondo me un po' troppo turnover, probabilmente sì, ci giocheremo la Champions nelle ultime due partite, adesso la partita con l'Atalanta diventa fondamentale. E il problema è che viene, praticamente noi avremo la finale di Coppa Italia mercoledì e sabato ci giocheremo la finale di Coppa Italia, cioè pazzesco. Quindi per carità, io capisco il turnover, far ruotare i giocatori, però quel giocatore lì è meglio appunto giocare in 10, è meglio giocare in 10. Perdonate, ma non sono cattivo, io ripeto, vedo e dico quello che vedono i miei occhi. Basta ste storielle, fa interdizione, ma è fisico cosa, che è un lumacone, è lentissimo, è un Thiago Motta a fine carriera, senza piedi, senza cervello, senza capacità tattiche, senza niente, quello è, ossia uno zero spaccato, dai. E quindi l'Inter oggi praticamente, ragazzi, ha sviluppato poco niente. Cioè, cosa poteva fare di più l'Inter? Mi è piaciuto Aslani, che io resto sempre sbalordito comunque di come abbia fatto quest'anno a vedere così tante volte il campo Gagliardini, che ha pure parlato, ecco, un'altra cosa di Roberto Gagliardini di qualche settimana fa, che si è permesso pure di parlare e dire gioco troppo poco per il mio lavoro, ma tu devi accendere un cielo alla Madonna, devi accendere che giochi nell'Inter, hai fatto 7 anni nell'Inter, ma veramente io non so con che coraggio, parla pure questo che vorrebbe più minuti, no grazie, ne hai dati fin troppi, vuole pure giocare signorino, capite? E invece Aslani a me è piaciuto comunque, praticamente predicava nel deserto, di fianco a lui, uno non palleggiava, Gagliardini, Barella l'ho visto molto stanco, poi quando subisci tutta la partita il gioco degli avversari, puoi anche giudicare relativamente, no? Correa, tutto sommato, è un altro giocatore che tranquillamente ne farei a meno all'Inter, assolutamente, se magari trovasi acquirenti, no? Acquirenti cercasi per Correa, ma bene o male qualcosina di decente più o meno l'ha fatta. Mi direte voi, vabbè, ma Correa 30 milioni. Sì, ma pure il signor Gagliardini ci è costato 30 milioni, e io ve lo vorrei far ricordare. Anche se le prime partite giocava anche abbastanza bene. Qualcosa di decente sì l'ha fatta, niente di eccezionale. La difesa, tutto sommato, stava reggendo botta. Peccato perché l'1-0 del Napoli, ecco, viene da questo retropassaggio di D'Ambrosio che gliela spara addosso a Onana da 30 centimetri. Onana era lì pronto a raccoglierla con le mani. Onana è uno che oggi ha fatto un sacco di parate. Poi gli è arrivato il tiro di Anguissa, è schizzato praticamente sull'erbetta, l'ha presa con questa parte qui, è andata in porta. Quindi ha potuto fare poco. E niente, adesso testa alla finale di Coppa Italia. E poi ci penseremo all'Atalanta, quella è una finale, perché non vorrei ridurmi all'ultima partita, no? A sperare nella qualificazione Champions. Adesso vediamo la Lazio cosa farà. Peccato perché, ripeto, sarebbe stato un punto clamoroso. Bene Di Marco quando è entrato, che ha fatto questo assist a Romelu, eravamo veramente a tanto così. Pazienza, oggi l'Inter comunque non mi è piaciuta, cioè, ci mancherebbe altro. Però almeno in fase difensiva, tutto sommato,
siamo stati abbastanza ordinati, ecco. Il Napoli è stato pericoloso, sì, ha avuto il pallino del gioco, sì, ma insomma ha segnato comunque con un gol lì, quello di Anguissa, e poi questo gol di Di Lorenzo che se l'inventa, altrimenti sarebbe finita 1-1 questa partita. Quindi poi magari molto più stretta al Napoli sicuramente, però questo è, vabbè ragazzi, peccato, peccato. Noi abbiamo questo calendario folle che ci condiziona, ci toglie energie, ci penalizza un po', si è obbligato a fare turnover, ma io quel signore lì non lo voglio mai più vedere, mai più vedere. Sono le ultime partite, ma mai più, mai più, ma per carità, ma è un pericolo umano, è un pericolo per la tua squadra. Non fa manco fase difensiva, no, si fa espellere, proprio non ci sta manco col cervello. Non ci sta manco col cervello un Cristiano che fa 10 falli in 5 minuti. Graziato e continua lui a entrare scivolata, lentissimo. Giocatore proprio scandaloso. Scandaloso. Non lo augurerei manco al mio peggior nemico. Iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate e condividete. Fatemi sapere tutto quello che vi pare. Un saluto a tutti amici. Testa alla finale di Coppa Italia e poi ci penseremo alla qualificazione Champions. Dai. Sempre, sempre amala. Ciao ragazzi.